Il presidente Giorgia Meloni ha parlato sulla migrazione, è un tema, una questione molto alla corrente, molto importante in questi giorni. Quali soluzioni comuni hanno la Polonia e l'Italia? Hanno in comune l'obiettivo di contrastare l'immigrazione illegale. L'immigrazione illegale vuol dire tutti coloro che entrano in Europa, spesso sbarcano in Italia, senza avere diritto d'asilo e quindi dovrebbero essere rimpatriati, ma sappiamo bene quanto questo sia difficile. E quindi entrambi, Italia e Polonia, comprendono bene che non si può subire il fenomeno dell'immigrazione, va governato, quindi bisogna lavorare sulla dimensione esterna, cioè sui paesi di origine e di transito dei migranti, in maniera tale da contrastare questo flusso incontrollato. Che non vuol dire non aver bisogno di una quota moderata, piccola e se possibile anche omogenea dal punto di vista culturale di immigrati regolari, ma devono essere immigrati regolari. Questo è il punto. Si è raccontato un dissidio fra Italia, Polonia e Ungheria su questo. Quando in realtà non c'è, perché neanche all'Italia interessa, se non marginalmente, la questione della ricollocazione dei migranti che hanno diritto d'asilo. All'Italia interessa quell'85-90% di immigrati irregolari che sbarcano sulle sue coste, che non hanno diritto ad essere ricollocati perché non hanno diritto d'asilo. Questo è il punto e giustamente Giorgia Meloni ha anche sottolineato una cosa che spesso non viene sottolineata abbastanza, ovvero lo sforzo che fa la Polonia, i cittadini polacchi nell'accogliere centinaia di migliaia di profughi di guerra, quelli sì, profughi di guerra, mi riferisco in particolare alle donne e ai bambini dell'Ucraina e questo sforzo è uno sforzo enorme. Anche in termini economici, però l'Unione Europea non aiuta la Polonia come dovrebbe. E come potrebbe appunto aiutare l'Unione Europea o altri paesi a sostenere, ad aiutare i profughi ucraini e poi magari con il blocco del PNR, no? Da parte di Bruxelles. Sì, dunque, allora, intanto dovrebbe aiutare in maniera più concreta. Addirittura non solo l'Unione Europea non aiuta la Polonia, ma addirittura chiede a Polonia ed Ungheria di pagare 20.000 euro per ogni migrante che ha diritto d'asilo e che non viene ricollocato in Polonia e Ungheria. Quindi in Italia si direbbe oltre il danno la beffa. L'Ungheria, peraltro, voglio dire, è in questo momento ricattata anche più dell'Italia e della Polonia. Per quanto riguarda il recovery fund, in maniera ingiusta, perché quelli sono fondi che spettano all'Ungheria, soprattutto sono fondi che spettano dopo la più grave epidemia, che c'è stata nell'ultimo secolo, e invece questi soldi non vengono erogati, con questa forma di ricatto che fa la Commissione Europea, ed è molto ingiusto. Appunto, se parliamo della pandemia, anche la crisi per quanto riguarda la guerra, come i paesi possono equilibrare questa crisi economica per mantenere il livello giusto degli stati? Dunque, chiaramente, finita la crisi del Covid-19, purtroppo è iniziata la crisi geopolitica scatenata dall'invasione russa dell'Ucraina. Questo ha aggiunto problemi di carattere economico e non solo. È chiaro che quando succede una cosa del genere, intanto bisogna sostenere il diritto internazionale e quindi bisogna sostenere l'Ucraina sul piano degli aiuti,
civili che militari. Dopodiché bisogna anche lavorare sul piano dello sviluppo economico. E in questo momento non c'è bisogno di rispettare dei paletti di bilancio. Secondo noi in questo momento c'è bisogno di sprigionare l'economia, di potenziare l'economia. E questa, insomma, è la linea sicuramente d'Italia. TVP Info. Wiesz więcej.